Ciao a tutti! Allora, finalmente torno con un video tutorial, anche se questa volta non riguarderà le perline che ho abbandonato momentaneamente in attesa che il mio bimbo me ne conceda l'utilizzo. Allora, ho realizzato diverse cose utilizzando il feltro, pensierini di Natale, decorazioni varie, abbellimenti per la casa, decorazioni per matrimoni, centro tavola, sto preparando anche quelli per una comunione. Mi sono, tra virgolette, affidata molto alla Big Shot, ho il nuovo modello e ho preso anche delle fustelle che ovviamente mi hanno aiutata in questo mio, diciamo, periodo feltroso. Allora, ho fatto diverse lanterne, ne ho una qui, che ovviamente si vedrà poco e niente perché dovete scusarmi, ma io come sempre ho mezzi di fortuna nel registrare i miei video. Spero che con l'arrivo di Babbo Natale anch'io avrò una nuova videocamera. Comunque, la lanterna è questa qui. Io l'ho realizzata in maniera molto molto semplice, mettendo dei fiocchetti, delle piccole, delle rose che ho realizzato con le varie fustelle, quindi delle foglie. Diciamo una lanterna molto molto easy, facile da realizzare senza troppi ghirigori. Vi faccio vedere come realizzo il modello base, dopodiché voi potete partire da lì e decorarla come meglio credete. Allora, vi faccio vedere intanto la fustella che ho acquistato io, che è questa fustella qui di Fustellomania. Il codice, vediamo se riesco a farvelo vedere, è questo MG 196. Allora, la fustella è una fustella XL, quindi vi faccio vedere, è una fustella artigianale, non come insomma quelli che si trovano generalmente in commercio della Sizzix, e è fatta così. Ve la faccio scorrere perché ovviamente la mia videocamera ha un'inquadratura fissa e se la sposto, come vedete, va fuori fuoco. Allora, qui abbiamo la base e il coperchio. Questo ho scoperto dopo averne fatte decine e decine che si stacca e quindi non taglia la parte centrale. Può essere utilizzato anche per realizzare una piccola cornice, questo. E poi le due finestre. Vabbè, questo non lo metto, tanto devo tagliare. L'ho messo. E poi le due finestre, una con appunto le quattro finestrelle aperte e un'altra che ci permette di realizzare una finestra a forma di cuore. Allora, io non vi faccio vedere come taglio il feltro perché chiaramente se avete la Big Shot lo sapete fare. Un'unica precisazione: questa fustella è adattabile ad ogni tipo di Big Shot, quindi se avete la Plus o anche quella normale va benissimo. L'unica cosa è che dovete comprare insieme alle fustelle XL le lastre in acrilico, ovviamente XL, quindi questa è più lunga e vi permette di utilizzarla, ecco, con tutta la fustella. So che non riesco a farvi vedere le proporzioni, considerate che quella normale è tipo così. Quindi questa è decisamente più lunga. Allora, che cosa vi occorre per realizzare la lanterna? Allora, ovviamente fustellate per due volte la fustella che vi ho appena fatto vedere, quindi avremo in totale quattro finestre, quindi due normali e due con il cuore e il coperchio sopra e sotto, quindi questo. Poi io utilizzo due fiori, uno da mettere sul coperchio e l'altro da mettere di lato, e delle foglioline a rametto. Ce ne sono diverse
diciamo, tra le varie case che producono fustelle. Per quanto riguarda le foglie, queste sono quelle che in genere preferisco perché riempiono un po' di più. Vi faccio vedere le fustelle che vi ho fatto, di cui vi ho fatto vedere i pezzi già tagliati. Allora, la rosa, sto utilizzando questa fustella ed è questo il codice. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Comunque vi metterò tutti i riferimenti sotto al video. È una 661967 e poi utilizzo questa per le foglie, che è una 659436. Ovviamente avete bisogno della colla a caldo che io molto furbescamente non avevo ancora acceso. Sto utilizzando questa, che oltretutto non ha il gancetto perché non so se non c'era nella scatola, me lo sono perso, che ha l'interruttore e un beccuccio abbastanza sottile, scalda in 3 minuti. Intanto chiacchiero, così almeno la colla a caldo si scalda, che ho preso in fiera ad Abilmente Roma. L'ho pagata 3,90 euro. L'ho vista in giro nei negozi, nei casalinghi, nei cinesi, intorno ai 5-6 euro, quindi credo di aver fatto l'affare, anche se poi il gancino non l'ho trovato. Allora, come procediamo? Procediamo innanzitutto, spero di non macchiare la tovaglia, ma se metto sotto un foglio bianco è peggio, ma la mia videocamera va fuori fuoco. Incollando tutti i bordi, quindi io metterò della colla sul bordo del inizio da questa qui, sui bordi, quindi basterà metterla su un bordo solo, ovviamente. Il mio consiglio è di incollare all'interno i pezzi rispetto a quella che voi volete utilizzare come davanti, in modo tale che la colla si vedrà sempre meno. Perché man mano che ne farete vedrete che la colla ne utilizzerete una puntina e non fuoriesce, ma soprattutto ecco, quando andremo a fare i vari incollaggi, la parte che resta davanti, non vedrete insomma il bordo leggermente sporcato. Tanto sto vedendo se là, ecco, qualcosa sta uscendo. Allora procedo mettendo appunto, vi stavo dicendo di non fare così, e lo stavo facendo, quindi metto la colla sul bordo e poggio la mia finestrella all'interno di quella con il cuore, perché quella con il cuore io la utilizzerò come davanti, quindi bastano pochi secondi per la presa e procediamo incollando anche l'altra. Quindi mettiamo un goccino di colla anche di qua. Purtroppo ancora non è. Non è ben calda, quindi un pochino si vedrà. E vado a posizionare anche questa sopra il cuore, quindi all'interno della finestra con il cuore. Ecco qui, dopodiché incollo, metto la colla prima su un lato della finestra. Non li fate mai tutti insieme, perché la colla a caldo ha una presa molto rapida, però asciuga anche presto, quindi rischiate di mettere della colla che poi si asciugherà e quindi non farà presa. Vado ad incollare anche l'altra. Questo modo. La sistemo così. Lascio che faccia presa qualche secondo. Ok, dopodiché devo incollare la base e il coperchio. Quindi quest'altra operazione da fare molto rapida, dobbiamo mettere la colla sui quattro bordi. Quindi procedo molto velocemente, proprio per il motivo che vi ho detto. La colla asciuga veramente molto in fretta.
Dopodiché cerco di posizionarla centralmente e spingo verso il basso per farla ben aderire. Come vi dicevo all'inizio, c'è un po' di fuoriuscita di colla, vedete, perché sono stata un po' troppo, tra virgolette, passatemi il termine, a Roma si dice presciolona, quindi ho avuto fretta di utilizzare la colla a caldo senza che si fosse ben scaldata, però potete aiutarvi con una piccola lama di un taglierino e potete asportarla delicatamente. Se questo vi succede invece nel basso, potete ricoprire ovviamente la base con un nastrino e camuffarlo un pochino, insomma. Faccio la stessa cosa quindi anche per il bordo superiore, quindi vado a mettere la colla. Dopodiché cerco di centrarlo il più possibile in questo modo. Lo giro un po' così. Riesco a fare un po' più di presa. Purtroppo mi rendo conto che la risoluzione è quella che è. Magari proverò a rifare il video quando arriverà quella nuova. Per il momento accontentatevi un po'. Allora, procediamo con le decorazioni. Apro la fustella. Allora, come chi mi segue sul canale delle perline, ho la mania di provare a fare le cose al contrario, così come le incastonature appaiate. Allora, generalmente io ho visto in tutti i tutorial che chi realizza queste rose parte ad arrotolare dal centro, quindi da questa parte, e io ovviamente faccio il contrario e vi spiego anche perché. Nel frattempo io arrotolo. Allora, dovete semplicemente girare il feltro su se stesso, poi una volta che avete la presa sul bocciolo centrale, mettete le mani, l'indice e il pollice una sopra, una sotto e continuate a girare così. Vi dicevo, cos'è che io generalmente non faccio quando faccio questa rosa? Inondarla di colla, quindi preferisco metterla abbondantemente alla fine e non fra i petali, fra un petalo e un giro l'altro, insomma. La forma della rosa viene ugualmente, anzi secondo me è più carina in questo modo. A differenza dell'altro metodo, voi non avete, o comunque dovete ricavarvi, il coperchio finale. In questo modo io, arrotolandolo al contrario, ho esattamente una forma che mi consente di mettere la colla e di chiudere la rosa, e quindi procedo in questo modo: metto un abbondante strato di colla a caldo, in modo tale che magari la spandete anche un pochino col beccuccio, in modo tale da prendere tutti i giri dentro. Dopodiché chiudete, pressate. Se preferite, appoggiatevi su una superficie, in questo caso la mia tovaglia, e spero che non fuoriesca. Spingete un pochino e vi assicuro che la rosellina non si scollerà, non si aprirà e resterà intatta. Quindi procedo in questo modo e ne faccio un'altra, così mi trovo già il lavoro avvantaggiato. Ho terminato anche l'altra rosa, ora non mi resta che assemblare la lanterna. Allora, vi faccio vedere come andranno, come io le posizionerò ovviamente. Allora, abbiamo detto che userò la parte con il cuore, qui ho un po' più di spazio, quindi andrò a mettere su un lato la rosa, una la metterò in cima, farò vedere esattamente così, ad un angolo. E metterò anche le foglie a strato. Vediamo un attimino, la posiziono e vi faccio vedere come. Provo ad alzare la videocamera. Vediamo un po'. Ok, perfetto.
Allora, posizionate prima un po' la foglia aperta in modo tale che prenda più spazio possibile. Quindi andrò a posizionare la rosa nel verso che rimane più scoperto. Quindi questo angolo è più scoperto per me. La foglia la incollerò in questo modo, quindi procedo con la mia colla a caldo. Allora, direttamente così, come vedete, senza incollare prima la foglia, che poi puntate un po' di colla lì dove dovrete mettere la rosa, quindi fate un po' di pressione. Ok, adesso partendo dalla rosa incollata vi andate a fermare le foglioline. Io sinceramente non le fermo tutte, ma metto un po' di colla sotto le foglie principali e poi le lascio aderire. Questo sempre per utilizzare meno colla possibile, tanto queste non si staccheranno. Quindi diciamo un paio per ramo. Ecco, anche tre perché questa è piccolina. E le vado a mettere in questo modo, quindi continuo. Perfetto, do un paio di colla anche qua. Benissimo. Perfetto. Quindi premo e lascio asciugare. Quindi da quest'altro verso, quindi procedo in questo modo. La metto nel verso opposto, quindi se in questo caso sto cercando di perché lavorare al contrario non è poi così semplice, quindi questa rosa ce l'ho da questo verso, l'altra la posizionerò in questo modo. Quindi vado ad incollare prima la rosa, metterò la colla più su questo bordo che è quello che toccherà la mia lanterna, quindi qui giù. Dopodiché passo un dito dentro in modo tale da poter far pressione senza che la lanterna mi si smonti. Premo fino a che non sento che la colla ha preso. Dopodiché la fogliolina da mettere, io generalmente non ne metto molte, metto una che ritaglio da questo grande. Quindi dal ramo taglio, in questo caso ho preso la parte più lunga, diciamo, e vado a mettere ad incollare la fogliolina più o meno così, in questo modo. Quindi procedo così come vi ho fatto vedere. Per la rosa grande con la foglia posizionata. Non è molto semplice se io metto la mano qua. Quindi questo perché riposizionare tutto dopo aver messo la colla non è poi così semplice. Proviamo di qua. Una puntina anche qui. Perfetto. Quindi questa è la base della mia lanterna. Dopodiché, generalmente metto una mezza perlina in questo punto così da sembrare un pomello d'apertura, delle mezze perle, oppure come vi dicevo prima, potete prima passare un nastrino di base, così come avevo fatto in questo caso. Prima avevo messo il nastrino e in questo caso ho sfruttato la lanterna, la finestra, quella normale non a cuore. Dopodiché ho messo le stesse perline sia all'interno della rosa che sopra, tra le foglie. Quindi questa è la mia
idea base della lanterna e lascio a voi eventuali altre decorazioni. Al momento è tutto, mi scuso di nuovo per i mezzi con i quali sto girando i video, non so se alla fine saranno utili perché cioè veramente io cambierei subito canale o comunque cambierei video, però la mia buona volontà c'è. Alla prossima!